Si è tenuto questa mattina nella sede della Direzione Generale della Protezione Civile a Cagliari l'incontro tra il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabrizio Curcio, l'assessore della Difesa dell'Ambiente Marco Porcu, i vertici delle strutture nazionali e regionali impegnate nella campagna incendi boschivi e le rappresentanze delle organizzazioni di volontariato. Un'occasione per fare il punto sulla stagione ancora in corso e ragionare su come mettere in piedi una strategia che punti a implementare la flotta esistente con altri sistemi innovativi, in modo da prevenire il maggior numero possibile di incendi. Facciamo il punto della stagione, siamo ancora in piena stagione, quindi non è un consuntivo ma è un work in progress, cioè vediamo un po' come sta andando in Sardegna rispetto anche a livello nazionale, facciamo il punto sulle giornate che sono state appunto tra cui quella del 6 agosto un po' più complicate e vediamo se c'è qualche elemento di miglioramento, qualche ragionamento da fare proprio per concludere la stagione e poi per vederci a consuntivo e vedere come programmare quella futura. Noi fino ad oggi registriamo che la stagione numericamente come livello di incendi, soprattutto la flotta nazionale, è in un momento, diciamo, di calo di numeri, però abbiamo avuto delle giornate complicate. La strategia è sempre quella di rinforzare le attività di terra e le attività regionali. È importante spendere ancora di più per poter prevenire il maggior numero di incendi possibili. È chiaro che con condizioni meteoclimatiche particolari il rischio è sempre elevato e la strategia a volte è complicata quando soprattutto la Sardegna è interessata da più eventi contemporaneamente. L'organizzazione interna non ha creato problemi nelle attività operative, ha affermato Curcio, riferendosi all'assenza di un direttore generale regionale nei giorni in cui la Sardegna è stata devastata da nord a sud dagli incendi. Siamo sempre stati in contatto con i colleghi della regione Sardegna, con l'assessore Porcu, abbiamo avuto, le normali attività che vengono svolte. Dal punto di vista operativo non ho rilevato alcuna lack di informazione o di comunicazione. La legge regionale prevede un'immediata sostituzione nell'ipotesi di vacanza. Oggi noi abbiamo un direttore generale che è l'ingegner Cerutti, assolutamente presente e partecipe nella gestione delle emergenze, per cui la macchina organizzativa continua comunque a funzionare a prescindere dalle scelte che riguardano ambiti più magari politici.